sono Sergio Pizzalis, e praticamente c'è un allevamento di ovini con latitudine alla produzione del latte e la conseguente trasformazione in formaggi. Sto a Bracciano, nell'agro romano, e sono già 25 anni che siamo qui trasferiti dalla Sardegna col gregge e abbiamo impiantato questo caseificio verso il 2000 con la trasformazione e utilizzando una cosa molto importante per la produzione del latte, il pascolo, che è la base principale, diciamo, è fondamentale per avere un buon prodotto. Gli ovini che alleviamo in azienda, diciamo, non sono trattati con nessun prodotto, con sostanze mangimi, diciamo, a base di prodotti transgenici, quindi si nutrono dell'erba, il pascolo brado, e l'aggiunta che diamo sono i cereali che produciamo sempre in azienda. Col fatto che sono zone protette, sicuramente se ne trae un beneficio sia l'allevatore, appunto, col bestiame, e anche il consumatore, perché c'è la garanzia di un prodotto sano e genuino. Io sono partito con la banca in 2-3 anni col mutuo sempre in corso e i soldi non arrivavano. Anzi, io sono stato pure fortunato che anche a distanza di tempo li ho ricevuti, ma ci sono delle situazioni, degli allevamenti che fanno le domande, si imbarcano in questa attività e poi vengono abbandonati a loro stessi perché si perdono, diciamo, le documentazioni, appunto, nei meandri di questi uffici, e non si riesce a venirne a capo. Quello è la parte brutta, se no dall'altra ben venga, perché quando arrivano è una boccata d'ossigeno. Chi si sostiene con le proprie forze non ce la fa. Se gli arriva un aiuto, diciamo, di questo genere, appunto, riesce comunque a mantenere questo tipo di allevamento e a continuare a produrre, se no si torna indietro e ci si ferma. Ma, diciamo, dei ottimi rapporti, noi siamo comunque con un'azienda romana Mercati, è un settore, appunto, specifico della Camera di Commercio che ci sorregge in questo progetto e di conseguenza, insomma, partecipiamo anche a delle fiere importanti, quale quella Salone del Gusto a Torino e quella di CIS, che si svolge in 2 anni a Bra, in provincia di Cuneo, in Piemonte. Il territorio dell'area protetta dove siamo fa parte, appunto, Rete Natura 2000. Quindi spero, insomma, che ci siano sempre ancora dei progetti che appunto si interessino a questo genere di produzioni e di allevamenti, in modo da dare anche un po' di luce, insomma, di visualità, appunto, a chi si dedica ancora a fare questi lavori, perché il problema grosso della campagna adesso in generale è che dobbiamo ritornare alla terra, rispettare la terra, non pensare solo a noi, ma pensare anche a quelli che verranno dopo di noi. Che il progresso in agricoltura non è quello, e ci dobbiamo girare indietro per vedere come facevano prima, con rispetto, appunto, del bestiame e della natura.